Buonasera amici di Newsroom, bentrovati con un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Questa sera apriamo la settimana giornalistica andando a entrare, per così dire, dietro le quinte della Cittadella della Musica. La scorsa settimana abbiamo dato ampio spazio all'inaugurazione della sala di registrazione, un altro pezzo di questo mosaico, di questa bomboniera cittadina e non soltanto, che è la Cittadella della Musica. Ne parleremo con la direttrice artistica della struttura, Maria Letizia Beneduce, ben trovata. Notissima a Civitavecchia e non soltanto, ovviamente soprattutto per la sua attività di musicista. Sappiamo, infatti conosciamo i suoi successi a livello nazionale e direi anche internazionale come violinista. Con lei il maestro Sergio Saladino, con il quale parleremo della masterclass di questo fenomeno che possiamo già definirlo tale, che forse anche è inatteso anche per i promotori. Partiamo proprio da qui, Beneduce. Quando voi avete immaginato e iniziato a creare la Cittadella della Musica, probabilmente, questo lo dico io ovviamente, non pensavate che poi si sarebbe creato un vero e proprio centro, un vero e proprio cuore pulsante per la cultura musicale civitavecchiese e non soltanto, con delle strutture che noi abbiamo definito un po' un gioiellino, diciamo, sia per come è stata realizzata la cittadella a livello strutturale, sia ovviamente, di questo poi ne parleremo, per i contenuti di cui la state riempendo. Però possiamo dire che è stata una sorpresa, una lieta sorpresa, una sorpresa positiva anche per voi. Ma per quanto mi riguarda, sinceramente, siccome sono stata dietro il progetto Cittadella della Musica dalla sua costituzione, perciò proprio dall'organizzazione delle sale, degli arredi, fino poi all'investitura che ho avuto dal sindaco Moscherini di diventare direttore artistico, perciò ho dovuto anche organizzare i contenuti, ho sempre pensato alla Cittadella della Musica come un bellissimo progetto musicale che doveva assolutamente diventare, diciamo, un fenomeno soprattutto per i ragazzi di Civitavecchia, ma che doveva essere proprio testimonianza che la musica, anche se viviamo in un mondo assolutamente tecnologico, però è ancora quell'arte indeterminata a cui nessuno può assolutamente fare a meno, e questo abbiamo avuto nella dimostrazione che non abbiamo mai avuto problemi di pubblico, e la dimostrazione eclatante, la più vicina, è stata quella di ieri sera, dove si sono esibiti i maestri, appunto, che hanno tenuto le clinics, ma soprattutto abbiamo avuto una risposta di più di 90 iscritti da parte dei giovani civitavecchiesi che hanno voluto vivere appieno, insomma, quella che è la Cittadella della Musica, che non è solamente dai tendaggi rossi quella, diciamo, quell'accademia che può incutere timore ad altri ragazzi che magari sono vicini ad altri tipi di musica, ma con la Clinics che c'è stata proprio ieri sera abbiamo dimostrato che appunto è una struttura aperta a tutti i generi musicali, così come è giusto che sia. Ecco, tra le sorprese, diciamo, prima della masterclass, vogliamo spiegare ai nostri telespettatori di cosa si tratta? Allora, noi con l'inaugurazione dello studio di registrazione abbiamo finalmente aperto l'ala del seminterrato dell'ex infermeria presidiaria, e logisticamente abbiamo dato proprio una location per quanto riguarda appunto la possibilità di anche produrre musica, non solo di fare musica, ascoltarla live appunto da spettatori, ma proprio ci siamo dedicati anche alla produzione. E con lo studio di registrazione appunto abbiamo aperto le porte anche a tutta quella sfera di ragazzi che hanno bisogno di avere in mano qualcosa per autoprodursi, anche a dei costi accessibilissimi, perché ovviamente produrre una demo, un CD, ha dei costi molto elevati. Invece, in questo senso, anche i ragazzi di Civitavecchia possono avvicinarsi e avere il loro CD appunto in maniera accessibile economicamente anche parlando, e strutturalmente parlando, perché ce l'abbiamo a Civitavecchia, non bisogna più andare a Roma. Ecco, mentre intanto la nostra Sonia Bertino, che come sempre ci accompagna al touchscreen, sta appunto mostrando un po' di rassegna stampa sugli ultimi eventi della Cittadella. Questa è appunto l'inaugurazione
dello studio di registrazione con il sindaco Moscherini al mixer, non oso immaginare che danni possa aver combinato. Maestro Saladino, dicevamo, quindi come pensate voi di organizzare operativamente la masterclass sostanzialmente? La masterclass è stata organizzata praticamente, poi ogni insegnante ha avuto una certa libertà, perché ovviamente c'è chi si è occupato di tecnica, chi si è occupato della produzione dei suoni, per esempio il maestro Galiotto, il maestro di tastiere, ha fatto un lavoro molto interessante sulla produzione del suono, si è portato da casa 7-8 tastiere anche d'epoca, tipo anche il Wurlitzer, che è un vecchio pianoforte elettrico degli anni 70, l'ha aperto e ha fatto vedere agli alunni come il suono veniva prodotto in quegli anni, i vecchi sintetizzatori di quegli anni lì, per poi passare a delle tastiere più moderne. E quindi ognuno, diciamo, ha avuto una certa libertà di azione. Tutti poi, diciamo, abbiamo avuto poi l'opportunità di lavorare poi sui pezzi, perché poi il giorno dopo, la domenica, c'è stata l'esibizione, quindi dovevamo anche lavorare sui pezzi ben definiti, e ogni insegnante ha lavorato sul proprio strumento. La domenica mattina si sono fatti i laboratori proprio sul palco, e quindi si è messo a frutto il lavoro individuale che si è fatto il giorno prima. E quindi c'è stato, diciamo, un lavoro di squadra che ha prodotto poi un ottimo risultato, perché in 2 giorni siamo riusciti a far suonare persone che già sapevano suonare indubbiamente, ma anche persone che si erano avvicinati da poco alla musica. Quindi è stato un lavoro molto molto impegnativo, però poi ce l'abbiamo fatta. Ecco, a Civitavecchia che movimento c'è per quanto riguarda la produzione musicale? Nel senso che sappiamo, perché ne diamo notizia quasi quotidianamente, di piccoli gruppi a livello locale che appunto ogni tanto riescono anche a uscire su livelli regionali o interregionali, ma che tipo di domanda vi aspettate voi proprio per l'utilizzo della sala di registrazione da parte di realtà locali che magari oggi possono anche essere nascoste, diciamo, non so se esiste un sottobosco, possiamo definirlo così, di produzione, e quanto è vitale appunto la produttività musicale Civitavecchiese? Allora, noi con questo esperimento, insomma, mi piace chiamarlo così, io personalmente ho lanciato un po' il sassolino per vedere un po' su quale utenza e su quanta utenza cadesse. In realtà abbiamo fatto una sorta di censimento proprio per vedere quanto interesse e quanta produzione di musica ci fosse, soprattutto dal punto di vista giovanile, e che era circoscritto in questo caso a determinati strumenti, non a tutti gli strumenti. Devo dire che i ragazzi in 4 giorni, do un po' di numeri per far capire un po' come si è svolta la cosa e la recettività appunto, in 4 giorni si sono iscritti più di 90 ragazzi, per cui questo, insomma, mi sembra un dato importantissimo. Poi noi purtroppo abbiamo dovuto anche chiudere le iscrizioni, anzi mi scuso con chi non è potuto partecipare, le rifaremo sicuramente, però ecco, questo è stato un messaggio importantissimo e soprattutto è un dato di fatto, nel senso che Civitavecchia è una città ricchissima di musicisti. Ovviamente adesso qual è il lavoro da fare? Nel rispetto appunto di tutte le istituzioni che già esistono a Civitavecchia e che lavorano in questo senso, il lavoro è quello di crescere, e cioè di avvicinarsi sì alla musica, ma con un approccio, io oserei dire serio, ma non serio nel rattristare questo tipo di aggettivo, ma serio nel motivo dell'impegno, cioè ogni qualsiasi cosa che viene fatta, se piace, ci va messa la passione, ci deve essere appunto un accostamento di serietà verso quello che si fa. I ragazzi lo hanno dimostrato e soprattutto si sono divertiti tantissimo. La cosa bella, e concludo, è che prima del concerto ragazzi che non si conoscevano hanno ordinato nelle pizzerie vicine e sono andati tutti a mangiare insieme, con la speranza appunto di rincontrarsi presto in un appuntamento del genere. Ecco, tra l'altro so che ne ha parlato anche il sindaco proprio la scorsa settimana, quando è stato ospite a filo diretto nella nostra trasmissione. L'ultimo tassello di questo mosaico, diciamo, della cittadella sarà proprio l'apertura di un vero e proprio pub, che dovrebbe essere appunto un centro di socializzazione anche per chi frequenta musicalmente, diciamo, la cittadella. Certo, diciamo che ormai è tutto pronto, per cui siamo proprio a un passo dall'inaugurazione.
Quando io feci il progetto della Cittadella della Musica, ovviamente si parlava anche giustamente di una struttura abbastanza grande che ha bisogno anche di un punto ristoro, chiamiamolo così, avevo diciamo, suggerito un po' agli addetti ai lavori di prevedere un'area dedicata ai musicisti. Questo perché da una mia precedente tournée in Irlanda, e ero stata proprio a bere una birra classica in un pub irlandese, avevo la custodia a tracolla e si sono alzate delle persone perché quello era il posto riservato ai musicisti. Ovviamente il proprietario del pub mi ha offerto da bere, tra parentesi io non bevo birra perché ho dovuto bere per forza, però era buona. E con diciamo, il pagamento che io insomma, dovevo suonare, per cui quello che succede nel nord Europa è stato un po' riportato nei canoni di quello che poi sarà il pub a Civitavecchia. Infatti esiste già una pedana e un'area riservata agli artisti dedicata a quelle che si chiamano in gergo tecnico le jam session, cioè ragazzi che vogliono, ma non solo ragazzi, qualsiasi tipo di musicista che voglia esprimersi mentre gli altri amichevolmente stanno degustando qualcosa, lo può fare tranquillamente perché sicuramente sarà un momento lieto. Che tempi si prevedono per l'apertura del pub e quindi per la definizione, diciamo, di tutto ciò che, di tutte le strutture che sono presenti all'interno della cittadella? Allora, noi già l'abbiamo organizzato in occasione dell'inaugurazione perché è arredato e tutto pronto. Qui rispondo con le parole del sindaco perché anche io gli ho fatto la stessa domanda, ovviamente, e il sindaco ce l'ha promesso per gennaio e sicuramente sarà così. Bene, ci fermiamo solo per qualche istante, poi ritorniamo in studio con Maria Letizia Beneduce e il maestro Saladino per continuare a parlare della cittadella della musica e non soltanto, ma allargare la nostra panoramica su altri aspetti, diciamo, della cultura musicale civitavecchiese. Tra poco.